Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio dedicato al Quidditch. In particolare, questo è il quarto episodio. Eravamo rimasti qua, dobbiamo recarci in infermeria. Presto, Sky è nell'infermeria, incontriamoci subito là. Vado a prendere delle altre bende. Ai! Posso fare un pisolino qui? Sono venuta non appena ho potuto. Sky Parkin è ancora qui? Sì, sembra che un giocatore di Quidditch sia rimasto ferito durante l'amichevole. Ed è un cacciatore della squadra della nostra casa. Si riprenderà, ma non potrà più giocare per quest'anno. Madame Pomfrey dice che Sky gli sta facendo visita. Povero cacciatore, deve essere orribile non poter giocare. C'è lo zampino della Rat. In modo non intenzionale, non era un fallo. A volte sembra che la Rat non conosca la propria forza. Oh, guarda, è Sky Parkin! Devo fermarla prima che se ne vada. Sky, sono Victoria, siamo della stessa casa. Volevo solo ringraziarti. Per essere nella tua casa? È opera del cappello parlante? No, per l'amichevole di Quidditch di oggi. Mi hai salvato da un bolide che sfrecciava verso di me. Allora eri tu? È successo così in fretta e dovevo concentrarmi di nuovo sulla partita. Sì, mi dispiace che tu non abbia potuto fare più punti fermando quel bolide, soprattutto se vi è costato la partita. Sì, ha distratto così tanto il nostro cercatore che quello della squadra avversaria è riuscito ad afferrare il boccino. Ma non volevo che quel bolide colpisse qualcuno, so quanto possano far male. E forse una sconfitta non è poi un gran problema, visto che era solo una partita di allenamento? Dillo ai miei genitori, amichevole o no, i Parkin giocano sempre per vincere. Non riesco a capire se stai scherzando. Sul giocare per vincere? Non scherzo mai su questo. Comunque sia, devo andare a dire al capitano che abbiamo ufficialmente un cacciatore in meno. Il cacciatore ferito deve essere parecchio giù. Io sono parecchio giù, non ho idea di chi giocherà al mio fianco ora. Chiunque sia deve essere bravissimo. E non posso nemmeno dire la mia, è il capitano a decidere. Beh, buona fortuna allora, e grazie ancora. Giusto, il bolide, figurati, ci si vede. Allora, com'è andata? Qual è stata la tua prima impressione di Sky Parkin? Mi piace o non mi piace? Mi piace. Mi piace. Per una che punta tanto alla vittoria, Sky era serena per quel che è successo col bolide e la sconfitta. Serena? Proprio come mi aspetterei da una Parkin. È stata solo una prima impressione. Sky doveva andare a dire al capitano della squadra del cacciatore ferito. Sarà poi il capitano a decidere chi potrà partecipare ai provini per il ruolo di cacciatore ora scoperto. Sì, ottima idea, Victoria! Dovresti farlo. Cosa? Ottenere un provino per diventare la nuova cacciatrice? Penny, stavo solo spiegando il processo. Non ho detto che voglio fare un provino per la squadra di Quidditch. Lo so, ma dovresti. Voglio dire, perché no? Perché no? Ho appena visto la mia prima partita e sono sopravvissuta a malapena. Pensa a quanto ci è voluto solo per farmi diventare una tifosa. Ma hai indovinato tutte le risposte alle domande del quiz ufficiale sul Quidditch del ragazzo dal volto dipinto. E hai sentito, Madame Hooch? Pensava volessi giocare a Quidditch perché sei bravissima sulla scopa.
Pensa, saresti fenomenale su una scopa come cacciatrice al fianco di Skye Parkin. Ma io ottenere un provino per giocare a Quidditch a Hogwarts, accanto a una famosa Parkin? Sì, sì e sì! Lascia che ti dica perché saresti un'ottima cacciatrice per la nostra casa. Ascoltiamo il discorso di Penny. Cosa dovrei fare per ottenere un provino? Chissà cosa penserebbe mio fratello di me che prova a entrare in una squadra. Ti farebbe bene una distrazione da tuo fratello e dalle sale maledette. Guarda in quanto poco tempo sei diventata una tifosa di Quidditch. Impari in fretta, non ti ci vorrà molto per capire il Quidditch. La tua abilità con la scopa è fenomenale. Passi ogni lezione di volo. Qualsiasi casa sarebbe fortunata ad averti come cacciatrice. Sarebbe una mossa sensata per te. Non ti dai abbastanza credito. Mi piacciono le sfide. Come posso capire se sarei brava a Quidditch? Forse giocare a Quidditch a Hogwarts non sarebbe la cosa più folle che abbia mai tentato. E migliorare le mie abilità di volo e atletiche potrebbe anche aiutarmi a trovare la prossima sala maledetta. Allora è deciso. Ora devi solo ottenere un provino. Non sarà facile. Skye ha detto che i provini per il ruolo di cacciatore saranno solo su invito. Le cose migliori sono solo su invito. Ma è il capitano della squadra a decidere chi invitare e io non so nemmeno chi sia il capitano. A questi problemi possiamo trovare rimedio. Comunque dovrò allenarmi per essere brava abbastanza da ottenere un invito per il provino dal capitano. E poi dovrò essere anche più che brava per venire scelta come prossima cacciatrice. Penny, al momento non ho nessuna abilità nel Quidditch, zero. Devi solo seguire l'allenamento di Quidditch che ti serve per ottenere il ruolo da cacciatrice per la squadra di Quidditch. Sì, Penny, mi serve solo questo. Se c'è qualcuno che può riuscirci, quella sei tu, Victoria. Oggi hai assistito alla sua prima partita di Quidditch a Hogwarts. Ora ti metteremo sulla via per diventare una giocatrice di Quidditch. Ed è così che si conclude il primo capitolo dedicato al Quidditch. Ci vediamo nel prossimo episodio.